Arion Mashivaya, buongiorno. Oggi l'argomento che voglio con voi condividere è un argomento di un'importanza assoluta. Significa che per ogni praticante yoga, per ogni insegnante, ma anche per qualsiasi altra persona che in questo mondo ricerchi di perseguire un qualsiasi obiettivo, è necessaria una pratica, un allenamento. Allora, nello yoga questo allenamento, questa pratica costante si chiama sadhana. Di cosa si compone? Allora, le tecniche, le pratiche nello yoga sono infinite, soprattutto negli ultimi decenni. C'è stata anche una aggiunta di un sovrappiù di cose pressoché inutili. In sostanza la sadhana si basava e si dovrebbe basare su semplici azioni quotidiane, ma ripetute costantemente nel tempo. Quali sono? A seconda dello stile di yoga che stiamo seguendo, potremo essere più interessati e quindi sviluppare una pratica costante che segua il filone o comunque il metodo delle posizioni, così chiamate asana o asana, che inducono il corpo a determinati cambiamenti nel tempo. Quindi inizialmente si inizia con la propria rigidità che nel tempo, negli anni, diventa morbidezza, apertura, fluidità. Questo movimento del corpo, questa trasformazione del corpo va di pari passo con la duttilità, la trasformazione di una mente che all'inizio è molto spigolosa, poi diventa rotonda, morbida, significa che comincia a, diciamo così, togliere il materiale grezzo ed essere più una mente che è più aperta, ma non aperta nel senso della comprensione, come quando si utilizza la frase mente aperta, io ho una mente aperta, in realtà poi alla fin fine non ce l'hai. Allora, questa pratica costante è la verità, che non è quasi mai quella che noi si pensa di noi stessi. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che la parola, il pensiero, l'immaginazione, l'ambizione, il desiderio, la speranza, se non vanno di pari passi con un'azione fisica, pratica, reale, concreta, cioè la sadhana, non riesce poi a concretizzarsi in un frutto maturo. Tutto rimane nella mente, nel pensiero, nell'idea, nell'immaginazione di praticare, di crescere, di parlare, di raccontare. E poi manca la sostanza vera. Quando pratico, quando svolgo la mia sadhana quotidiana, quando eseguo i miei esercizi per affinare il corpo, la mente e giungere allo scopo finale, cioè l'Atman o Atmadhyadika, la nostra meditazione sul sé interiore, allora A, B, C, l'alfabeto è composto da tante lettere, fino all'ultima, per avere, diciamo così, la conoscenza di tutte le lettere e iniziare a esprimere la parola. Così è per la sadhana, la pratica completa che parte dal corpo, un'educazione, a un'educazione del respiro, a un'educazione della mente, del comportamento, dell'alimentazione, dello studio di sé attraverso libri, svadhyaya, attraverso autorevoli libri di maestri realizzati o di sacre scritture. Quindi tutto l'insieme è la mia giornata che applico nel mondo esterno, del lavoro, del luogo, della famiglia, della scuola, di qualsiasi punto. Ma l'importante è praticare un minuto al giorno, 5 minuti, 20 minuti, un'ora. Il tempo è relativo in base alle proprie capacità, possibilità, necessità. Ma non vi è trasformazione senza una sadhana in qualsiasi campo della propria esistenza. Anche un qualsiasi altro campo in cui devo cimentarmi avrà bisogno di conoscenza, allenamento, pratica,
tre punti che non possono essere esclusi nemmeno dalla pratica dello yoga, inteso non solo come esercizio per stimolare il proprio corpo, ma come esercizio per stimolare la propria conoscenza di sé in quanto atma, anima. Quindi lo yoga, visto da un punto di vista pratico, necessita ogni giorno di una sadhana. Quali sono le possibili forme di pratica? Come ho detto prima, in base allo stile di yoga che si sta svolgendo, avremo più attenzione verso il corpo o più attenzione verso azioni che riguardano il comportamento nel nostro vivere quotidiano, azioni che riguardano l'alimentazione, azioni che riguardano la meditazione, ma tutto questo è sadhana, una pratica spirituale per evolvere verso la pace della propria mente. La pace è una cosa che va costruita, non è una cosa che viene sviluppata in due giorni. La pace della mente è qualcosa che va conosciuta attraverso la sadhana, la pratica. Noi introduciamo nella nostra vita un nuovo elemento che è il più importante di tutti gli altri elementi. Voi considerate che l'autodisciplina, la disciplina e quindi la sadhana può sembrare uno sforzo inizialmente, ma poi è un qualcosa di assolutamente dolce, indispensabile, che proprio nutre la nostra giornata in qualsiasi tempo. Allora, più che discutere di yoga, più che parlare di yoga, più che elencare, mostrare, creare, formare, cerchiamo di praticare sadhana ogni giorno per tramutare ciò che è grezzo in qualcosa di più fine, ciò che è stanco in qualcosa di attivo, ciò che è non conoscente in qualcosa che conoscerà. Cosa conoscerà? Una forza, un dinamismo, un'energia, uno stato d'animo, un appagamento completamente sconosciuto ad oggi. Allora la sadhana diventa veramente qualcosa di interessante, ti dà soddisfazione, sai che è la cosa giusta, capisci che è una cosa indispensabile. Considerala come una grande porta in cui puoi aprirla gradualmente o stare a guardare altri che entrano. Chi entra e pratica la sadhana lo riconosci subito. È equilibrato, è silente, ma sa anche essere attivo quando è il momento di essere attivo. La sua gioia può apparire e trasparire attraverso gli occhi, i movimenti, ma può anche essere silente, tranquilla. Chi non ha una sadhana giornaliera è confuso, è ricco di dubbi, è timoroso, è pieno di paure, di ansietà, guarda sempre cosa fanno gli altri, non sa considerare se stesso come fonte di unico stato di beatitudine. Allora, la sadhana è principalmente un autopremio, un premio che dai a te stesso e che decidi, perché senti che è indispensabile. Quando inizi a praticare lo yoga, lo pratichi a distanza, ti avvicini gradualmente, ma poi se scopri qualcosa, comincia ad aggiungerlo giornalmente, al di là della lezione classica di Hatha Yoga, quella che in Occidente è più conosciuta. Noi dobbiamo come esseri umani avere un'idea, un principio della vita diverso da quello che oggi tutti noi stiamo vivendo. Oggi è molto meccanico, istintivo, competitivo. Cerchiamo di riempire la nostra pancia isolandoci dal resto dell'esistenza. Sadhana è l'esatto opposto,
un coinvolgimento totale delle mie azioni, dei miei pensieri, del mio respiro e del mio pensiero costante verso l'unità di tutte le cose, l'interdipendenza di tutte le cose. Il sé, l'atman, il principio di beatitudine della vita è racchiuso in ogni entità, ma solo nell'essere umano può essere manifestato nella sua totale bellezza. Ma va scoperto, e questa scoperta la si può ottenere solo con uno sforzo iniziale. Questo sforzo iniziale non è quello del corpo. Lo sforzo iniziale non è quello della mente. Lo sforzo iniziale è quello di lasciare una vecchia abitudine per prenderne una nuova, quella della sadhana. Ma una volta che riesci a farlo, da subito senti dentro di te un principio di rinnovamento e quello ti dà la forza necessaria ad aggiungerne un altro e un altro. Questa aggiunta creerà la nuova abitudine che ti accompagnerà per il resto della vita fino a che ce ne sarà bisogno, fino a che la mente comprenderà, si aprirà a orizzonti diversi. Allora il corpo e la mente insieme saranno lo strumento adatto per manifestare il principio dell'Atman, dell'unità, in ogni cosa che succede attorno a te, dentro di te. E così vale per tutti i praticanti seri, le persone sinceramente interessate ad apprendere, ad allenarsi e ad educarsi nuovamente a un tipo di vita meno caotico, meno confusionario, meno conflittuale, pur rimanendo nel mondo della tecnologia, della ricerca, dell'attività e del dinamismo, ma da un altro punto di vista. Questo è il grande passaggio. Io non sono per una persona che si ritira dal mondo e si chiude in un eremo per il resto dell'esistenza. Il proprio eremo è interiore e la sadhana aiuta a costruirselo. Qualsiasi sia il punto in cui ti trovi nella vita oggi, la sadhana è il tuo nostro eremo personale. La prossima volta parleremo di qualche esercizio, di qualche tecnica, di qualche sadhana più specifica, in modo che ognuno possa avere un'idea di quello che può, in base alle proprie sensazioni e attitudini personali, portare, iniziare a portare con sé e così ad educarsi, ad allenarsi, a praticarsi verso questa nuova dimensione della propria vita. Hari Om Namah Shivaya. Thank you.